Le norme sul titolare effettivo stabiliscono che le persone giuridiche private sono tenute a comunicare al registro delle imprese i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva. I soggetti coinvolti nella comunicazione dei dati sono le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato. Tali soggetti possono essere iscritti o meno al REA, ma tutti hanno già acquisito la personalità giuridica attraverso l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle regioni oppure dalle province oppure dalle prefetture. Il titolare effettivo è una persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli: fondatore, se in vita, beneficiario, titolare di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. Ricorda, una persona giuridica privata può avere anche più di un titolare effettivo. Per comunicare al registro delle imprese i dati del titolare effettivo, è necessario compilare ed inviare una pratica telematica di comunicazione unica. È possibile utilizzare l'applicativo DIRE oppure un'altra soluzione di mercato purché sia aggiornata con la modulistica ministeriale. Inoltre, è necessario aver sottoscritto un contratto per l'utilizzo del servizio telematico, disporre della firma digitale e di un indirizzo PEC, posta elettronica certificata. La pratica va inviata alla Camera di Commercio di riferimento per la sede legale della persona giuridica privata. È destinata esclusivamente al registro delle imprese e non coinvolge nessun altro ente. La comunicazione non contiene ulteriori contestuali adempimenti per il registro delle imprese. La pratica richiede la compilazione del nuovo modello TE e non prevede l'inserimento di allegati obbligatori. L'adempimento deve essere firmato digitalmente da un fondatore o da un soggetto cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione. Pertanto non è possibile utilizzare la procura speciale. Infine, la pratica è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria, mentre è esonerata dal pagamento dell'imposta di bollo. I principali dati da inserire nel modello TIE sono i dati identificativi dell'ente, denominazione, codice fiscale, PEC, i dati della sede legale e, se diversa, della sede amministrativa, i dati anagrafici del titolare effettivo o dei titolari effettivi che sono stati individuati, il requisito che conferisce tale status, l'eventuale indicazione di soggetto controinteressato all'accesso, come ad esempio nel caso di titolari effettivi minori di età o inabili, ed infine la dichiarazione ai sensi del DPR 445 del 2000 già integrata all'interno del modello TIE.